Oggi si chiama fantascienza. Guardiamoci attorno, leggendo dei tanti exploit spaziali o di chi sopravvive con un cuore artificiale. Non pare nemmeno strano che certi scrittori approfittino della materia che si offre loro e che una fedele clientela di lettori ne ascolti le storie. Andrina Negretti è redattrice di Urania, una rivista che introdusse parecchi anni fa, per la prima volta con Mondadori in Italia, il libro di fantascienza. Quando, per l'esattezza? 14 anni fa. Il 1952, 10 ottobre 1952, esatto. E il primo volume come si intitolava? Eccolo qua, Le sabbie di Marte, di Arthur Clarke. Qual è l'età di questi lettori? Variante dai 20 agli 80, diciamo. Una percentuale del 42% di ventenni, con un 92% di maschi e un 7% circa di femmine. Molto poche le donne che leggono fantascienza. Già, rispetto ai maschi molto poche. È un genere che si addice di più al lettore maschile che non al lettore femminile, in verità. Dal punto di vista dell'utente, che fa parte di una massa oggi estremamente differenziata, sembra che il prodotto di fantascienza valga quasi di per sé, per il suo inquietante messaggio di sogni e allucinazioni, e poco importa se esso giunge anche attraverso veicoli discutibili come i fumetti. Le elite, al solito, avranno prodotti di elite firmati da Asimov o Bradbung, ma per i più, a raggiungere la dimensione del fantastico, nutrito di veri o falsi concetti scientifici, basta una storia grezza e lo stimolo ingenuo di illustrazioni che nella loro struttura poco si differenziano dallo stile dei cartelloni degli antichi cantastorie. In concreto, la novità è relativa. Nei suoi lineamenti fondamentali, la fantascienza, nobilitata o meno da una più o meno eletta forma letteraria, tradotta in immagini cinematografiche o anche in fumetti, altro non è che evasione. Ovvio anche che i più aggiornati veleni dell'epoca confluiscono in questo alveo dall'aggressività all'erotismo, così come in altre stagioni confluivano nel romanzo picaresco o in altre storie esemplari dei vari mali dei secoli.